fuori. Daniela Carrasco, questa Mimo che hanno ucciso in Cile in seguito alle lotte che ci sono state. Lei è stata terribilmente stuprata, torturata e poi impiccata pubblicamente, e hanno mandato in giro la menzogna che si era suicidata. A queste menzogne non ci crediamo e abbiamo nel cuore lei. Oppure anche partecipanti alla battaglia? Entrambe le cose. Entrambe le cose. Entrambe le cose. Da dove vieni? Da Viterbo, Calepina. E sto facendo un compito di fotografia, ho pensato di... che prima entro la scuola di fotografia, ho pensato di... Sì. Questa è una bella donna. Ti aspetti una grande manifestazione? Sì, spero... insomma, non vedo molto il movimento. Pensavo ci fosse più... Sì. Però è... Sì, sì, c'è. E per me già il fatto che sia stata indetta è già grande, è indice di grande, è una grande battaglia già. Noi insieme a tanti ragazzi però. Sì, abbiamo sensibilizzato molto nella nostra scuola su questo tema, abbiamo fatto un'assemblea apposita e quindi per fortuna c'è stata una partecipazione anche di un po' più di ragazzi. Come scuola siamo abbastanza solidali rispetto a questo tema, anche perché c'è stato proprio un bel confronto tra noi studenti su anche le tematiche che purtroppo si verificano proprio nel quotidiano. Magari uno non ci fa caso o pensa di vivere in una bolla, no? Nella quale questi problemi non esistono. Però purtroppo le bolle si rompono. Esatto, ce ne siamo accorti proprio nell'altra assemblea, che c'è stato un bel confronto, sono uscite tante situazioni purtroppo di questo tipo anche all'interno della nostra scuola, o di cui sono state vittime proprio studenti della nostra scuola. Già parlato.